la persona, il personaggio, l'uomo che ha combattuto per 50 anni contro il male in generale, il male che attanaglia questa città con forza, con resistenza, con serenità e con spirito di difesa dei valori della nostra terra e della nostra cultura. Nasce in un'ottica di resilienza e di riscatto il premio Piacentini, intitolato all'architetto che a Reggio Calabria progettò il Museo Nazionale della Magna Grecia. Per questo il vincitore non poteva non essere un uomo che ha dato speranza, forza e certezza alla città dello Stretto. Il gruppo FIDAM all'interno del Festival Fidarte premia con il Ficus Magnolia, l'albero della ricostruzione, il giudice Saverio Mannino, magistrato che negli anni 70 ha combattuto la piaga dell'abusivismo edilizio e quella del degrado urbano. Il premio viene dato, secondo il mio modo di vedere, non alla persona, ma all'attività svolta. E sulla situazione attuale Mannino spiega. C'è una maggiore coscienza nel senso che appunto l'abusivismo selvaggio che c'era una volta, oggi è praticamente rientrato perché c'è una situazione di legalità e la lotta alla mafia la fa in primo luogo la classe politica. Poi la magistratura e la polizia che intervengono quando le situazioni si sono già definite. Dominella Trunfio per la CNews 24. E anche questo, oltre alla simpatia, alla stima e al rispetto per il